Ancora problemi per il territorio teramano, una frana a Borrano di Civitella del Tronto. Commissario, diverse famiglie dovranno evacuare. Sì, noi ieri abbiamo avuto questo incontro con decine e decine di famiglie di Borrano, dove purtroppo abbiamo constatato, attraverso uno studio geologico del professor Sciarra dell'Università di Chieti Pescara, che purtroppo il sisma ha determinato un movimento franoso che oggi impone di intervenire, perché lì all'interno di una vera e propria zona rossa non sarà possibile più vivere in sicurezza. Uno dei dogmi della ricostruzione è garantire appunto la riqualificazione delle case, però in condizioni di assoluta sicurezza. In quel caso non sarebbe possibile se mantenessimo gli edifici là dove si ritrovavano. Per questo con il sindaco Cristina Di Pietro, con il governatore Marsilio abbiamo voluto incontrare la popolazione per spiegare da un lato che nessuno di noi è contento degli esiti di questa valutazione, ma che purtroppo ha un'oggettività che ci impone di delocalizzare qualcosa come 59 edifici che sono anche abitati, non tutti fra l'altro lesionati dal sisma, ma tutti ricompresi in un movimento franoso prodotto dal sisma. Commissario, la problematica delle palazzine di via Adamoli a Teramo, cittadini che non riescono ad entrare nelle proprie abitazioni perché nonostante la ristrutturazione post-sisma hanno trovato mobili spaccati, addirittura pavimenti con seri danni, cosa si può fare? Allora, il Presidente Marsilio e il Direttore Rivera mi hanno parlato di questa situazione, stiamo valutando le soluzioni possibili perché è necessario entrare nell'ordine di idee che queste persone devono poter vedersi assicurate case che siano vivibili. Stiamo trovando delle soluzioni giuridicamente adeguate che possano essere compatibili con le normative della ricostruzione e da questo punto di vista speriamo che nelle prossime settimane si trovi una soluzione, perché queste persone giustamente hanno diritto di rientrare a casa loro. Posso essere chiaro ed esplicito nel dire che è uno dei temi più importanti e prioritari che cercheremo di affrontare proprio nei prossimi giorni, finite le elezioni, insomma abbiamo una serie di dossier da affrontare, tra questi sicuramente il caso Teramano merita un'attenzione particolare.